racconti di un appartamento e racconti soprattutto di un momento di gioia che si svolge su una spiaggia in un'estate mediterranea. Camus dice: lo straniero si compone di tre personaggi, due uomini, uno dei quali sono io, il protagonista, Mersault, l'amico, Raymond Synthèse, e una donna. Ed è esattamente i tre personaggi che Azincourt mette in scena. Poi ne mette un quarto, che è un giudice, ma che in realtà assomma una serie di altri personaggi. Lo straniero ci racconta che la società ha sempre bisogno di qualcuno che pianga per la morte di un altro. C'è sempre bisogno di rappresentare, di essere in sintonia con quello che potrebbe essere il pensiero comune. Cosa che lui si rifiuta. Lo straniero, cioè il protagonista, uno dei motivi per cui viene condannato è perché, analizzando i suoi comportamenti, viene visto in negativo il fatto che durante il funerale della madre nessuno l'ha visto piangere. Se io non mi adeguo a quello che la società mi chiede, io sono colpevole. Estremizzando, ma neanche tanto. Contro questo nasce lo straniero.